ero soddisfatto, no, io sono stato. Non è stato possibile soddisfare le tante richieste di partecipazione. Ma l'intenzione, e speriamo di riuscirci tutti insieme, è quella di non escludere nessuno. Non sarà come essere fisicamente presenti, ma la diretta streaming trasmessa dal nostro sito e dalla nostra pagina Facebook ci permette in qualche modo di sentirci connessi e di condividere quello che è la forza e la sintesi del premio e il suo significato emozionale. Un abbraccio quindi a tutti voi e un benvenuto virtuale al pubblico online. Delle vendite di Almo, Nature Fondazione Cappellino, è destinato ai progetti della Fondazione a favore dei cani, dei gatti e della biodiversità, un modello economico che si può definire modello economico solidale. L'attività svolta presso tutta la circoscrizione territoriale di Genova e provincia ha permesso durante l'anno 2019 di rinvenire su un totale di 26 soggetti una somma di 430.800 euro irregolarmente detenuti. Invitiamo quindi Bubble sul palco, premia Alessandro Catretti, property manager dell'Abbazia di San Fruttuoso. Fai, Bubble è accompagnato dal conduttore brigadiere capo cinofilo Gianluca Scalas e dall'istruttore cinofilo maresciallo aiutante Corrado Di Pietro della compagnia Pronto Impiego di Genova. Premio Alessandro Catretti. Omaggi quindi, questi omaggi del pane e del vino sottolineano appunto la vicinanza tra Sarnaf e San Rocco, accomunate nella fede e nella dedizione al santo. E come dicevo prima, gli omaggi in cibo di Almo Nature. Grazie, grazie a Babor, bellissimo, grazie a Babor, grazie. Terranova nasce come cane da salvataggio, era un cane che veniva imbarcato ancora nell'antichità sui velieri. È un cane costruito per nuotare, perché comunque sia il pelo è idrorepellente. Le abiliti su Jump Perform Helicopter, sono di questi cani e le cose che fai insieme a loro. Ogni esercitazione, ogni avventura, ogni viaggio, ogni salvataggio, arrivederci. Reef is like sort of the Incredible Hulk of the dog world. Brute, physical strength, and really, really impressive. You just watch that dog jump off a boat and swim, looking at their webbed paws and their musculature and everything about them. Il 15 giugno dello scorso anno erano in servizio un Labrador, Calypso, con Francesca e due Golden, Lizzy e Brando, comandante della Capitaneria di Porto di Camogli. Certo, può parlare. Benvenuti innanzitutto e grazie, un applauso grande a tutti voi. Grazie a voi. Ecco la targa di Sky. Ha iniziato giovanissimo il suo addestramento, ancora cucciolo di soli 70 giorni presso il campo dei lupi di Piacenza, che lo hanno portato ad ottenere il brevetto regionale per la ricerca di dispersi in superficie all'età di 3 anni.
Il binomio uomo-cane, Alfio-Dirk, è diventato un binomio perfetto, grazie a un inscindibile rapporto di fiducia reciproca, condizione necessaria per ogni buon intervento. Dirk... Siamo a fritto, quindi mai la nostra volontà. Grazie, altrettanto a voi, è reciproco l'invito. Grazie. Grazie, grazie ancora e un grande abbraccio a tutti voi, un saluto. Grazie. Un abbraccio, grazie. Grazie, Don Dario. Leo, menzione speciale alla polizia. Accompagnano Leo sul palco Gennaro Isoldi, conduttore cinofilo antiesplosivo, e il vice ispettore Laura Bisio, responsabile della squadra cinofili della Polizia di Stato di Genova. Premia Ilaria Cavo, assessore della Regione Liguria, assessore alla cultura, alle politiche giovanili, spettacolo. Grazie. Prego qua. Aspetta, questa dopo. La passo. Ecco, grazie mille. Grazie. Quindi Gennaro Isoldi, conduttore cinofilo antiesplosivo, Laura Bisio. Vuoi raccontarlo tu, Carlo? Prego. Grazie, aspettiamo. La passo alla moglie, che lei è un po' più d'esperienza. No, un po' meglio di me. Emozionato. Certo. Dire, l'8 di gennaio noi eravamo naturalmente a letto, alle 3 di notte, a un certo punto Momo dormiva di sotto, noi abbiamo le camere sopra, e a un certo punto si è buttato nel letto e ha cominciato a strattonarci in pigiama. Io dico, ma che succede? Perché alle 3 di notte, non so se mi spiego. Allora a un certo punto guardo fuori dalla finestra e vedo tutto rosso. Allora niente, ci precipitiamo, guardiamo e c'era il fuoco di 6-7 metri le fiamme, scendiamo di corsa, andiamo, mettiamo un uomo al sicuro e arriviamo praticamente, andare con, abbiamo delle gomme molto lunghe che facciamo subendo l'orto, abbiamo cominciato a spegnere così, però c'è un grosso bidone di gas. Certo, quindi era un potenziale pericolo per voi e per i vicini, certamente. Sì. E a un certo punto, allora ho detto, tu vai a spegnere di là, intanto continuavo di qua, poi abbiamo trovato degli amici, ma non sono vicini, quando sono arrivati naturalmente hanno potuto darci una mano. E poi i vigili del fuoco, ma sono arrivati alle 4 perché dovevano arrivare da Sanremo. E quando sono arrivati noi ci eravamo riusciti a mantenerlo praticamente, che non salisse nelle case, altrimenti... Le condizioni di Gianni erano subito apparse gravi, con un quadro clinico instabile e delicato. Forse la presenza di Phoebe sarebbe riuscita a scuoterlo, questa era la speranza a cui aggrapparsi. E così, non appena possibile, grazie al programma di pet visiting dell'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, Phoebe andrà a far visita al suo Gianni. Tom, la nonna Rosetta, un applauso alla nonna Rosetta. Premio Danilo Rosselli, vicecomandante della stazione dei Carabinieri di Camogli. No. Sono bravissimi, eh? Di distanza, ma in quel periodo, e a maggior ragione essendo la mamma ultra sessantenne maggiormente esposta al Covid-19, evitano di incontrarsi troppo. Un giorno, racconta Maria, sono andata a fare la spesa settimanale e ho approfittato per comprare un giornale. Finito di leggerlo, avevo piacere che lo leggesse anche lei, la mamma, ma come fare a portarglielo? Detto, fatto. Il piccolo Luigi si è trasformato in un postino eccezionale. Un cane che per tradizione abbaia ai postini,
è diventato un professionista instancabile, capace di fare la spola tra l'abitazione della mamma e della nonna e quella della nonna, portando il giornale o qualche bene di prima necessità. Non potevo crederci, nemmeno io, commenta Maria. Invece va, torna, come niente fosse, anzi, se deve aspettare a partire, dorme con lo zainetto. La storia di questo cagnolino eccezionale, che ha dato davvero un contributo ai suoi umani, ha portato una briciola di gioia e di freschezza. Ringraziamo e siamo contenti di aver ricevuto l'appoggio anche del governatore Luca Zaia, che certo, in un periodo così ha ritenuto che fosse opportuno dare un po' una ventata di freschezza, una notizia diversa. E niente, questo premio è per Luigi, non per quello che ha fatto adesso, ma per tutta la sua vita. Giusto. È bellissimo, bellissimo. Vi ringraziamo infinitamente, infinitamente per questo, grazie. Grazie ancora, grazie, davvero. Grazie. La storia è stata, viene da Cookeville, nel Tennessee, una storia che in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo. Noi siamo orgogliosi oggi di presentarvela, di premiare Bella, la sua protagonista. Lo scorso 3 marzo, durante una notte apparentemente come le altre, Eric Johnson viene svegliato dalla cagnolina che ha iniziato ad abbaiare insistentemente e a tirar via le coperte dal letto, cercando in tutti i modi di attirare l'attenzione. Tanta irrequietezza in un cane di indole molto tranquilla ha messo immediatamente in allerta Eric. Una delle caratteristiche di questa terra oltreoceano, purtroppo, è la frequenza con la quale tornado violentissimi spazzano il territorio, portando via case. L'orrore del Festival di Yulin in Cina, dove ogni anno il 21 giugno più di 10.000 cani vengono rapiti dalle loro case per essere venduti al mercato per poi essere torturati, uccisi e infine mangiati. La nostra intenzione è di salvare queste povere anime e ce l'abbiamo subito fatta. Oggi noi siamo una vera e propria realtà, grazie anche alla cooperazione con altre organizzazioni internazionali riusciamo a fare molta pressione e soprattutto a salvare dei cani. Per raccontare la forza e la determinazione di Action Project Animal, tanti amici si sono riuniti per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla gravità di questi riti atroci. Avere sempre bisogno di famiglia. Ricordiamoci che in natura il cagnolino non esiste, esiste il lupo. Siamo noi uomini che l'abbiamo trasformato, l'abbiamo modificato per essere il nostro compagno di vita, ci ha aiutato, ha lavorato per noi per decine di migliaia di anni. Quindi andare poi a mangiarselo è veramente un tradimento. Perpetuano dal 2009, anno di nascita del festival, 10 giorni di orrori e di atrocità. Parole forti per descrivere una realtà altrettanto raccapricciante, documentata proprio da Davide e dal suo gruppo di attivisti che dal 2016, insieme ad un movimento virtuoso di persone del luogo, combattono in prima linea contro questa mattanza. Prima di diventare il piatto per cui si svolge tale evento annuale, moltissimi cani, nell'ordine iniziale di 10.000 unità con una progressiva diminuzione nel corso dei successivi anni, subiscono soprusi e violenze. Nella quasi totalità dei casi si tratta di cani rapiti, cani di proprietà che vivevano liberi nei villaggi o cani da guardia nelle fabbriche e in genere cani malati. Davide e i suoi attivisti non fanno petizioni ma organizzano missioni annuali. In partnership con la Fondazione Elisabetta Franchi e altre organizzazioni internazionali intervengono direttamente sul territorio. Cito Davide da Mesolitano e del Garda Brescia, con noi. Consegna questo premio bontà il dottor Filippo Cocca, che non vedo bene, e vuole. Oppure, non so, sì, va bene, Pietro Boselli. Allora, Pietro Boselli, vice direttore della Banca di Piacenza. Che poi segna la libertà. Ecco,
questa è la mia piccola guerriera, si chiama non a caso Asia. Un applauso per Asia. Asia, bella, ciao. E voglio raccontare questa piccola, poi chiudo. Hola! Asia, 15 giorni fa, ne parlavamo insieme al telefono, Sonia, siamo andati in un mercato in Italia, no? A Salò, dove abitiamo noi, vicino, e ha visto delle lumachine che a lei tanto piacciono, no? E allora ha scelto di comprarle, ma non per giocarci. Cosa hai fatto con le lumache? Salvate. Abbiamo liberato delle lumache, ecco. Tale padre e tale figlia. Ok, grazie. Italo, dottore Italo Mannucci, assessore del Comune di Camogli. Complimenti davvero per questo, quello che avete fatto, davvero. E grazie di essere qui oggi, grazie Roberto, le cedo la parola se vuole aggiungere qualcosa. Grazie mille. Io grazie. Sono onorato di essere qui in rappresentanza della nostra presidente Michela Vittoria Brambilla. Mi rendo conto che ci rimettiate sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista estetico, però dovete accettare me, e per farmi perdonare anche Zoe. Zoe è il simbolo di tutti gli animali che sono stati salvati dall'Aida durante il periodo Covid, ma non solo, di tutti gli animali non umani che l'Aida salva ogni giorno.